tema non è o ordine o povertà, ma è contrastare la povertà garantendo l'ordine. È in vigore dal 31 agosto l'ordinanza 217 del Comune di Ancona di contrasto al degrado urbano. L'atto amministrativo firmato dal sindaco Daniele Silvetti sanziona chi dorme, bivacca e mangia in aree pubbliche del centro, Passetto, Piano, Archi e Pincio. Fa eccezione Piazza del Papa tra i luoghi principali. Consentito mangiare e bere sulle panchine con comportamento consono. L'ordinanza è in vigore fino al 31 ottobre. Le zone scelte sono quelle che hanno un impatto sulla bellezza e sull'accoglienza, spiega Zinni, con un punto chiaro rispetto a chi staziona in strada. Ovviamente non era un bel biglietto da visita. Il provvedimento ha sollevato critiche e perplessità dal mondo associativo alle opposizioni. Insopportabile perché associa il concetto di delinquenza a quello di povertà. Gli esempi nelle altre città non hanno funzionato. Per Francesco Rubini, altra idea di città, dormire in strada vuol dire non avere altre alternative. Non sarà certo un'ordinanza, tra l'altro con una sanzione ineseguibile a impedirgli di continuare a farlo. Proprio sulle sanzioni, da 25 a 500 euro, le critiche di inefficacia. Sofia, 25 anni, arriva dal sud Italia e dorme in strada da mesi, in una delle zone interessate dal provvedimento. Non so dove andare, quindi io non mi sposto da lì. Se le fanno una multa? Come la devo pagare? Tanto non possono togliermi nulla. Resterò lì. Lo scopo dell'ordinanza è interrompere il fenomeno dei bivacchi e non certo quello di rincorrere persone non abbienti. Per i sindacati l'ordinanza non risolve il problema, come spiega Alessandro Mancinelli, CISL, Ancona. Il decoro è il frutto di un comportamento collettivo. Rendere la città viva e fare in modo che i cittadini la possano amare. In questo modo la città sarà più bella.